Durante la conferenza stampa per la presentazione del dibattito pubblico circa il progetto di realizzazione di due dighe, una a Casalbuono e una a Montesano sulla Marcellana, tenutasi a Padula presso la sede operativa del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, alcuni esponenti del comitato No Dighe di Casalbuono hanno espresso alcune perplessità in merito all'idea di progetto presentata. Secondo il comitato No Dighe di Casalbuono, nel progetto presentato si sarebbe passati da 56 metri a 28 metri di altezza per la realizzazione dell'invaso. I dubbi quindi sono in merito alla sicurezza. Inoltre, questo dato sull'altezza della diga, passato da 56 a 28 metri, non risulterebbe nel decreto del Ministero. Secondo i membri del comitato, ci sarebbero dei problemi iniziali già sulle autorizzazioni per la costruzione della diga. Si sono quindi chieste spiegazioni tecniche dal Ministero. Occorre ricordare che gli interventi dell'incontro tenuti dal presidente del consorzio Beniamino Curcio e dall'ingegnere Gennaro Mosca come parte terza e arbitro per il dibattito pubblico hanno infatti chiarito quali dovrebbero essere gli obiettivi strategici delle dighe: il contenimento delle acque durante i fenomeni alluvionali e l'accumulo di acqua da immettere nei periodi di siccità, e hanno spiegato come si svolgerà il dibattito, che assumerà importanza soprattutto nel momento in cui verranno presentate osservazioni supportate da argomentazioni valide sul progetto nei 60 giorni a partire dal dibattito stesso.